Biodam, vs. gli autori del GF, per le mancate scuse ad Aida. La D'Urso precisa, punto Barbara D'Urso fa tutte le precisazioni del caso a Domenica Live. La conduttrice di CANAL e 5 risponde alle ombre sollevate da Biodam per le mancate scuse ad Aida nella casa di Grande Fratello. Poi, la presentatrice replica anche a quanto mostrato da Striscia la notizia circa il presunto scoop con protagonisti Paola Di Benedetto e Matteo Gentili. Per il caso Adam, Nizar, rivolgendosi al concorrente squalificato da reality La D'Urso fa così sapere. So, dice, che avresti voluto portare delle rose, ma per gli autori è sembrato eccessivo, una sorta di FICTION, aperte virgolette. C'è stato un fraintendimento, sottolinea, fra te e i ragazzi che ti hanno accompagnato nella CASA, i quali avrebbero detto all'italo-senegalese di evitare di rapportarti con i quattro nominati per non instaurare qualunque sorta di dinamica, quindi anche con Aida. Domenica Live. Barbara D'Urso replica al filmato di Striscia sullo scoop di Paola e Matteo. Le mancate scuse di Biodam ad Aida Nizar al GF 2018 non sono il solo oggetto delle precisazioni di Barbara D'Urso. A Domenica Live la conduttrice replica anche a quanto mostrato l'altra sera a Striscia la notizia, per cui dalle immagini sembrerebbe che Matteo Gentili e Paola Di Benedetto stiano architettando qualcosa. Ora, però, arriva un'altra versione dei fatti. Questo quanto affermato dalla conduttrice del reality nel programma domenicale di CANAL e 5. Da quello che ho capito da Striscia, Paola avrebbe detto a Matteo che avrebbero dovuto fare uno scoop sul giornale. Martedì entro nella casa e lo chiedo direttamente a Matteo.L, versione dell'amico di Gentili. Per il resto, laconico è il commento di Rodolfo, migliore amico di Gentili, anche lui presente in studio in trasmissione dalla D'Urso. Secondo l'amico del Geffino, nel filmato Matteo non afferma Paola mi ha detto, ma mi han detto, pronunciato in toscano. Enigma risolto oppure no?